tre gol a Firenze, non uno ma tre, come avete potuto vedere, miei cari amici genovani da Boccadasse a Bato Grosso. Tre gol che valgono uno spettacolare pareggio 3-3 a Firenze e che, diciamo, fa rifiatare il nostro amato Genoa. Io vi dico solo questo, che siete sul rasoio rosso-blu, il programma dove si taglia tutto, si parla solamente del nostro grifo, beneamato Grifone, e lo faccio in compagnia di due ospiti d'eccezione, se potrei dire. No, il collega Gabriele Lepri di Primo Canale, direttantissimo. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. E diamo anche il benvenuto a il nostro un avvocato, quindi un avvocato numero uno, una giustizia rossoblu, il presidente di Giustizia Rossoblu, Mario Epifani. Buongiorno a tutti, ecco, grazie per l'invito. Benissimo, io direi una domanda veloce immediatamente sul mercato. Che te ne sembra del mercato del Genoa? Ma un mercato sufficiente, ci sono state tante cessioni, ci sono i pesanti, sono arrivati giocatori giovani importanti, però bisogna vederli poi sul campo. Spero che a breve potremo vedere un Morosini e un Beghetto al più presto in campo, anche perché poi c'è una prossima stagione in cui questi giovani giocatori dovranno pur mettersi in mostra, perché in Serie B hanno fatto benissimo. Sono arrivati giocatori importanti da rilanciare come Tarab. Mi aspettavo forse qualcosina di più, viste le grosse plusvalenze che la società ha fatto. Questo è un tema molto molto importante che secondo me deve essere approfondito. Io devo dire che ho ancora il cruccio di Rincon, perché secondo me è una perdita più importante di Pavoletti, tenuto conto che abbiamo trovato Simeone. Però devo dire che io, che seguo un po' il calcio a 360 gradi, mi piace vedere le partite di Serie B perché vedo i giovani. Ebbene, Morosini e Beghetto, devo dire io soprattutto Morosini, secondo me è già pronto per la Serie A. Perfetto. Ecco, invece facciamo un passo indietro, come dicevo con l'inizio della trasmissione, il pareggio 3-3. Quali sono stati i lati positivi e negativi di questa partita? Il Genoa ha due facce. Primo tempo, secondo tempo. A mio avviso Juric ha rimediato ad alcuni errori di impostazione del primo tempo e nel secondo tempo il Genoa è venuto fuori e persino, starei per dire, ha rischiato di vincere. Ecco. Ma l'importante è capire che sono entrati questi due nuovi, Tarat e lo svedese, Ilemark, e tutti e due hanno dato buona prova. Perfetto. E invece ti volevo chiedere, Gabriele, io ho provato a dire in settimana che c'è una sorta di mutazione genetica forse nel gioco del Genoa, un gioco magari un attimo più offensivo, almeno secondo si è visto nel secondo tempo. Secondo te è possibile, oppure Juric sta cercando magari di riprovare a fare quello che ha fatto, diciamo, nel girone di andata? Ma io concordo con la tua prima ipotesi, finalmente si è vista la mano di Juric. Juric è criticato in alcune partite dove non osava, dove non rischiava, dove non si inventava niente, finalmente si è vista a Firenze la mano dell'allenatore. Inizio a centrocampo, secondo me un'idea azzeccatissima, e poi ha voluto rischiare e ha fatto molto bene inserendo Tarab, un giocatore che magari non ha ancora i 90 minuti sulle gambe, però ha dimostrato veramente di essere quel giocatore di qualità che mancava alla squadra. Finalmente un Juric l'ho visto cattivo, determinato e voglioso di voler conquistare assolutamente un risultato importante e calzapore di una vittoria, vista le tantissime difficoltà in quel genere è arrivato al Franchi, in un campo molto ostico dove non si vinceva. Senza contare, scusami, che un Genoa che va a Firenze e segna tre gol, insomma, per noi è come una vittoria. Infatti è importante questo, anche il ritorno al gol, perché prima c'era stata anche questa penuria. Ecco, e adesso dalla Firenze trasferiamoci già al Ferraris per la partita in proiezione di domenica col Sassuolo. Allora, cerchiamo di toglierci questo sassuolino dalla scarpa. Allora, io devo dire che sono molto meravigliato del campionato sotto il livello del Sassuolo, perché Squinzi ha sempre lavorato bene per la sua società e devo dire che io dal Sassuolo mi aspettavo di più. Secondo me attualmente il Sassuolo è più a un livello più basso del Genoa, e quindi il Genoa può fare la partita.
Perfetto. Per te, Gabriele, come si può cercare di battere il Sassuolo che comunque magari risentirà ancora dell'Europa League, dello sforzo che ha prodotto, forse è stato quello che ha inciso un po' sulla prestazione, ma il Genoa, diciamo, è un avversario alla portata del Genoa? Sì, assolutamente, è un avversario alla portata del Genoa. In casa il Genoa nelle ultime partite ha fatto solamente un punto, è arrivata purtroppo quella sconfitta clamorosa contro Palermo, la sconfitta con la Roma anche meritata, il pareggio col Crotone che ha lasciato molta, molta amarezza, non soltanto ai detti lavori. La squadra, secondo me, col Sassuolo può fare una partita importante, bisogna subito aggredire la squadra emiliana, imporre il proprio ritmo e segnare subito, così poi sbloccare la partita e finalmente vincere, perché la classifica è molto corta, ci sono tantissime squadre raggruppate in pochi punti, quindi ti basta fare quel filotto di una o due vittorie consecutive in casa, fare anche qualche colpaccio in trasferta per risalire la china. Comunque, ripeto, il Sassuolo è alla portata del Genoa, anche se ha recuperato giocatori importanti come Berardi, mancato in tutto il genere di andata, diversi infortuni ne hanno permesso alla squadra di Francesco di sviluppare il buon campionato che aveva fatto la passata stagione. Ma anche noi stiamo recuperando giocatori, non dimentichiamo che rientra Veloso, rientrano giocatori Rigoni importanti, ma soprattutto che diventano non più così essenziali, perché abbiamo questi giocatori venuti fuori nell'ultima partita che possono fare la loro parte. Ecco, telegraficamente, secondo te chi può essere l'uomo partita col Sassuolo, l'uomo partita del Genoa? L'uomo partita col Sassuolo può essere Tarà. Perfetto, per te? Secondo me di nuovo Simeone, il ragazzo sta facendo benissimo, è già arrivato a 10 gol, può essere una gara determinante in cui magari ci aspettiamo magari una doppietta. Perfetto. Allora mettiamoli tutti e due, e diciamo che possono essere insieme. Allora, velocemente, perché prima ne parlavi, per la... se puoi dirci cosa bolle in pentola con il giustizia rosso blu. Telegrafico, abbiamo molte iniziative, ma le più importanti sono gli eventi giuridici. Abbiamo una iniziativa di anniversario del club che faremo a fine campionato e ogni fine campionato. Abbiamo una trasferta insieme che sarà allo Juventus Stadium. Abbiamo il secondo anniversario Ciao Piero, quella bella iniziativa per l'avvocato Franzosa, che ricordiamo con grande affetto, e che troverà assieme detenuti e guardie penitenziarie, insieme a Giustizia Rossoblu faremo una bella partita tutti insieme, ecco. Perfetto, io direi che per oggi il Rossoblu si conclude qui. Io ringrazio i miei ospiti, Mario Epifani, presidente del Genoa Club Giustizia Rossoblu. Grazie a voi. E il collega Gabriele Lepri, di Dilettantissimo Primo Canale. Grazie Marco. E io cosa dire? Io spero tanto che riusciremo a toglierci questo sassolino dalla scarpa, magari con una bella vittoria. Concludo con un bel Forza Genoa e in becco al grifo a tutti.